Comitato Nazionale di Liberazione che tutti riuniva decise nel 1944 che sarebbero stati gli italiani con il loro voto diretto e segreto, tutti gli italiani, perché prima le donne non avevano mai avuto diritto di votare, quindi tutti a partire dalle donne avrebbero deciso quale Stato e quale legge. Una volta conquistata la pace, l'indipendenza, la libertà e la democrazia. Così è stato 63 anni fa. Io dico grazie in particolare al contributo delle donne. Spesso si dimentica che in maggioranza contribuirono alla scelta della Repubblica, posero fine alla monarchia, elessero un voto segreto, scegliendo, dando la preferenza, non delegando altri, a scegliere chi doveva elaborare le regole fondamentali, i costituenti. Il paese, contrariamente a quanto era avvenuto durante la lotta di liberazione, le forze politiche si dividono, ma i costituenti eletti dal popolo andarono avanti con impegno e con passione, e così come erano stati delegati il 23 di dicembre del 1947 terminarono l'elaborazione e approvarono la Costituzione, che è entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, approvata a stragrande maggioranza, indipendentemente dagli orientamenti politici, culturali e religiosi, perché alla loro base vi erano i valori che i martiri di San Martino avevano indicato a tutti gli italiani, che era innanzitutto la libertà, la democrazia, la sovranità del popolo. E abbiamo una Costituzione, permettetemi e concludo, che ha alcuni aspetti essenziali. Il primo, che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Che cosa vuol dire? Che sono le persone che contano, sono loro il punto centrale, e sono coloro che esplicano e consentono al nostro paese di svilupparsi attraverso il lavoro. Secondo, che dobbiamo avere gli stessi diritti dal punto di vista giuridico. Terzo, che siamo tutti uguali, indipendentemente dalla razza, dal sesso, dalla religione, dalla lingua, dalle convinzioni politiche e sociali, e anche da quelle che sono le condizioni. E che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che non ci rendono uguali. Il quarto punto, che è l'articolo 11, che l'Italia ripudia la guerra come un metodo per risolvere i problemi. Noi, chi è venuto dopo, grazie alla libertà che coloro che sono caduti hanno conquistato e hanno assicurato a noi, abbiamo via via attuato questi principi e siamo diventati un paese più giusto, più equilibrato. Non so più fare la storia. Faccio un solo esempio: se prima non avevi il libretto la muta, non avevi neanche il diritto di andare a mezzo. Ci è voluto fino al 1978 per conquistare il servizio. Non abbiamo ancora conquistato il principio che dice che, indipendentemente dalle condizioni economiche, in relazione alla mia intelligenza e al mio impegno, ho il diritto a salire ai più alti gradi di studio. Abbiamo però che, mentre siamo andati avanti, nell'ultimo decennio in particolare, non è più così. Prima mai i figli e i nipoti stavano peggio dei loro nonni e dei loro padri. Oggi non è così. Due esempi. In Lombardia, la regione più ricca del nostro paese,
837.000 sono i precari. Sono i ragazzi i cui sacrifici i genitori e il loro impegno sono laureati e diplomati, ma non hanno un rapporto di lavoro continuativo. Quindi non sono messi in condizione di avere la casa, di sposarsi, di essere tranquilli, di mettere su famiglia. In Lombardia ci sono 3 milioni di pensionati, ma 1 milione prende meno di 500 euro all'anno. Non c'è modo. Allora cosa dobbiamo fare? Noi, fatemelo dire qui, oggi, mentre ricordiamo coloro che hanno dato la loro vita per ridare a noi la libertà e questa Costituzione, dobbiamo ripartire. Bisogna applicare la Costituzione. Il secondo comma dell'articolo 3 dice che è compito della Repubblica. Chi è la Repubblica? Il Parlamento, il Governo, le regioni, le province, i comuni. Sono loro che devono rimuovere gli ostacoli economici, culturali, che non ci consentono di essere uguali. Perché non possiamo che i nostri figli e i nostri nipoti abbiano meno diritti di noi. Perché in quel caso tradiremo coloro che ci hanno dato a noi la libertà e la democrazia. Questo io credo che deve essere l'impegno che noi assumiamo oggi. Indipendentemente dalle convinzioni che abbiamo, politiche, religiose, culturali, ma dobbiamo vivere solidali fra di noi. Quando uno è in difficoltà e viene trattato male, non dobbiamo fregarcene, ma dobbiamo sentirci come noi impegnati, per il rispetto e così per i diritti. Grazie a voi che avete dato la vostra vita e avete consentito a noi e consentite alle nuove generazioni di vivere in un paese libero e democratico e che si oppone alla guerra come mezzo per risolvere il problema.